L'impresa della Giorgio Tesi Group, lo storico ritorno in Serie A, ha coinvolto non solo il bollente Pala Carrara, non solo la città di Pistoia, ma anche il mondo politico, con in testa il primo cittadino Samuele Bertinelli. Uno straordinario risultato che lo paga di un anno di lavoro intensissimo, di squadra, di società, che è stato reso possibile da un ambiente fecondo, da un pubblico straordinario e che sicuramente rappresenta anche un balsamo positivo. È collettiva, sicuramente incoraggiante, non soltanto per lo sport, non soltanto per il basket. Io credo che si debba fare davvero i complimenti a questo gruppo, perché fondamentalmente sono tre i fattori secondo me che hanno inciso. Prima di tutto una società sana che ha lavorato con impegno, nel silenzio, quotidianamente, non solo in questo anno ma in questi anni. La compattezza del gruppo, straordinaria la sua determinazione, e poi la città che si è strinta in un modo incredibile e meraviglioso intorno a loro. Devo dire che la finale al Palazzetto è stato uno degli spettacoli più emozionanti che abbia mai vissuto nella mia vita. Sono stata 10 anni tifosissima della Kleenex, per me la passione del basket è ancora molto viva e quindi è stata veramente una festa meravigliosa. Speriamo, diciamo, che il prossimo anno si potrà fare un grande campionato, come ho fiducia che potrà essere, sarà una bella vetrina per Pistoia, sarà una bella vetrina per lo sport. E comunque credo, insomma, sarà una grande soddisfazione per tutti, sportivi ma anche non sportivi, perché comunque è un modo per avvicinare anche allo sport meno conosciuto, che non è il calcio, ma in questa città sicuramente più amato.